Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto attenzione, le carte in tavola sarebbero cambiate improvvisamente per quanto riguarda la temibile giuria di Ballando con le Stelle 2023. Il pubblico non riesce più a stare dietro alla rivoluzione televisiva messa in atto sia dalla Rai che da Mediaset. Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli al posto di Selvaggia Lucarelli. È ancora il caso di parlare di indiscrezione, sebbene che il suo gossip si stia facendo strada con sempre più insistenza. La riconferma di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2023 era sembrata incerta anche nei mesi scorsi, ma lei pareva certa del contrario. Ora Dagospi ha lanciato la bomba su Sonia Bruganelli. Selvaggia Lucarelli, chi vuole il suo posto a Ballando con le Stelle? Secondo il portale di Roberto D'Agostino, l'ex moglie di Paolo Bonolis, nonché madre dei suoi tre figli più piccoli, sarebbe corteggiato o si starebbe autoproponendo, con insistenza, per entrare a far parte della giuria di Ballando con le Stelle 2023. Il ruolo di Selvaggia Lucarelli, inoltre, sarebbe in bilico a causa delle critiche che la giornalista incassa dall'ultima edizione, la settima che passa dietro al bancone dei giurati. Ma, sempre stando all'ultimo gossip in merito, sarebbe la padrona di studio, nonché l'icona del talent di Rai 1, Milly Carlucci, a non approvare l'arrivo di Sonia Bruganelli per sostituire la discussa giurata. Per la ex opinionista del GF VIP di Alfonso Signorini, la vedrebbe come concorrente. TV Blog ha confermato la news, rivelando che sarebbero stati i vertici Rai a proporre la produttrice televisiva come nuova giudice. A commentare la voce, anche Giuseppe Candela tramite il suo profilo Twitter. Criticano tanto il modo in cui Selvaggia Lucarelli fa la giurata a Ballando con le Stelle, la lista di quelli che hanno provato e provano a fregarle il posto è infinita. Telefonate su telefonate. Ma tutto resterà identico. Anche il lampadario anni 30, ha scritto riferendosi, probabile, alla ex collega di Orietta Berti. Non resta che aspettare settembre. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.